Siamo in collegamento telefonico con l'onorevole Danilo Toninelli, deputato del Movimento 5 Stelle, primo firmatario del Democratellum. Buonasera, ben trovato a Radio Yes. Buonasera a lei, buonasera a tutti i radioascoltatori. Onorevole, un suo commento a caldo su questo incontro che si è da poco concluso. Io lo trovo un incontro positivo, nel quale noi abbiamo fatto una proposta molto chiara. Facciamo una buona legge elettorale per il Paese nei prossimi 100 giorni. Oggi abbiamo affrontato piuttosto superficialmente i contenuti con alcune inesattezze anche abbastanza grossolane del Presidente Renzi. Abbiamo chiesto e faremo un secondo incontro in cui magari porteremo anche dei tecnici, in cui continueremo il lavoro, approfondiremo, perché solo con la consapevolezza della materia, con la conoscenza bene buona e profonda della materia si possono prendere delle decisioni, ma l'obiettivo è veramente serio e responsabile. Facciamo velocemente una buona legge elettorale che duri decenni e che dia stabilità istituzionale al nostro paese, cosa che non abbiamo avuto negli ultimi 10 anni. Onorevole, un tweet di Alessandra Moretti, che rappresenta l'incontro con lei nella delegazione del PD, dice: finalmente il Movimento 5 Stelle scende dal tetto e apre il dialogo sulle riforme, meglio tardi che mai, anche se il complicatellum non mi convince. Allora, ci vuole riassumere, anche se è complesso, lo sappiamo, e in poche parole i punti fondamentali della vostra proposta di legge elettorale? Beh, innanzitutto sappiamo che la ex collega Moretti è una contestatrice M5S come professione, quindi anzi la trovo quasi positivo se fatto da lei un tweet del genere. Prima cosa, meno duro del previsto, insomma. Sì, meno duro certamente del previsto, conoscendo la persona. Sì. L'affermazione, la definizione di complicatellum, io la trovo positiva e divertente, perché ci dà la possibilità di spiegare che è un sistema elettorale molto semplice. Lei pensi di andare a votare domani, sì? Le vengono consegnate due schede. Una mette una bella X sulla forza politica che vota, al di sotto della quale ci sono una serie di nomi. Magari trova uno che non le piace, che non le rappresenta, e gli tira una bella riga sopra. Dall'altra, e questa parte, è la preferenza negativa, che toglie una quota di voto al partito votato, che quindi è portato a non inserire candidati impresentabili, se no perde i voti e perde i seggi. Sì. Quindi la clientela è finita. Dall'altra parte c'è una scheda altrettanto semplice, con una riga semplicemente, dove lei può inserire il nome e il cognome di un candidato, un qualsiasi candidato presente sulla lista in cui ha votato la forza politica, cioè anche un candidato diverso dalla forza politica che ha votato. E l'effetto che otteniamo noi riteniamo sia straordinario. Perché? Onorevole? Perché un enorme problema che abbiamo in Italia è il voto di scambio, la mafia, la clientela, i poteri forti che vanno ad incidere, ad indirizzare che cosa? Le preferenze e i voti. Noi dividendo in due schede, dividendo il voto dalle preferenze, portiamo ad un effetto di limitazione enorme del voto di scambio, che le spiego con un esempio. L'avvocato di Totorina, sì? Che prende decine di migliaia di preferenze, quindi sulla seconda scheda che lei ha utilizzato, ma il suo partito prende pochi voti. Quindi, nonostante sia stato il più preferito, non entra in Parlamento, perché il suo partito in cui lei non ha, che lei magari non ha votato, che ha preso pochi voti, non ha raggiunto il numero di voti per arrivare ad un seggio. Disgiungere le schede significa limitare enormemente il voto di scambio o il voto mafioso. Certo. Questo sicuramente è uno dei punti positivi, onorevole Toninelli, che su cui c'è anche un accordo, almeno sulle linee di massima da parte del PD, che si è detto disponibile sicuramente a trovare delle soluzioni, delle forme per evitare appunto che in Parlamento poi finiscano presenze, per così dire, discutibili. Però il Premier dice: il peccato più grave del Democratellum è che non garantisce la governabilità. Perché secondo voi non è così? Allora, innanzitutto perché il nostro sistema garantisce ad un partito da solo di poter vincere, lo favorisce moltissimo, non lo rende certo, ma io le dico che, avendo studiato un po' la materia legge elettorale, non esiste al mondo, e sottolineo al mondo, alcun sistema elettorale che garantisca un vincitore certo, ma per un semplice motivo, perché si chiama democrazia, e nella democrazia può anche accadere, ma noi lo facciamo in maniera differente, che un partito che magari non ha vinto di poco possa scegliere, questo è il caso del democrazia,
Fratelli, fra tutte le forze politiche che sono apparate in Parlamento, quella che ha un programma ed una proposta politica più simile, evidentemente simile alla propria, e fare un accordo programmatico, cioè facciamo questo, che lo condividiamo, lo mettiamo insieme. Su questo punto Renzi vi dice se siete d'accordo nel prevedere prima queste alleanze, voi che rispondete? Per prevedere prima queste alleanze deve esserci un premio di maggioranza, che purtroppo distorce enormemente il senso democratico di un'elezione. Io lo faccio con un esempio semplicissimo. Nell'elezione del 2008, vinte abbondantemente dal centrodestra, hanno avuto, grazie al premio, tantissimi seggi, quindi molto più della maggioranza assoluta alla Camera e tantissimi al Senato. Ma perché? Si sono fatte una cozzaglia di partiti all'interno della coalizione del centrodestra. Questi partiti sono sciolti, sono migrati da altra parte e Berlusconi si è trovato a non poter più governare. E questo sa perché? Perché le alleanze preelettorali hanno il solo fine di spartirsi le poltrone. E poi si vedono le differenze dopo. Questo però era il problema, possiamo usare il passato ormai, del Porcellum. Ora l'Italicum cerca proprio con l'idea del ballottaggio, quindi del secondo turno ed anche col premio di maggioranza, di comunque porre fine a questo problema. Del resto voi stessi vi siete detti aperti alla possibilità di un secondo turno e di un premio di maggioranza. Quindi non c'è chiusura da parte vostra. Allora, noi non siamo pregiudiziali nei confronti di nulla, però parlare di premio di maggioranza o di doppio turno senza contestualizzarlo nell'architettura del sistema elettorale non significa proprio niente. Il nostro sistema democratello ha un premio di maggioranza implicito, perché un partito col 40-41% può arrivare tranquillamente al 50-52% di seggi, perché avvantaggia molto i partiti grandi. Certamente parlare di un doppio turno come quello inserito nell'Italicum, noi diciamo che incorre in un rischio enorme di essere dichiarato incostituzionale, ma perché le faccio semplicemente una domanda. Sì? Se al primo turno arriva il partito X col 15% e il partito Y col 14%, vanno al ballottaggio e vince uno dei due col 51%, se lei si ricorda, per lei è normale che un partito col 15% governi un paese ed abbia 55% di seggi? E questo in effetti è uno dei punti deboli dell'Italicum, che anche il Presidente del Consiglio si è detto disponibile sicuramente a rivedere. Onorevole Toninelli, noi vorremmo un attimo vedere con lei i cinque punti su cui poi probabilmente tornerete ad incontrarvi anche con il Partito Democratico. Ad uno lei ci ha già risposto, che il tema delle alleanze prima del voto, ha detto è difficile farle laddove non c'è un premio di maggioranza. Renzi dice anzitutto bisogna trovare una soluzione per garantire la governabilità, posto che quella già elaborata dal Democratellum a quanto pare non è abbastanza per il PD. Che tipo di correttivi potete proporre? Allora, prima di tutto però bisogna spiegare a chi ci ascolta un concetto che è fondamentale. Quello che dice Renzi non ha nulla a che vedere con la governabilità, che significa possibilità di governare un paese. Lui dice numeri certi in Parlamento, cioè 340 seggi che sono la maggioranza assoluta in Parlamento. Sono due cose diverse e abbiamo detto prima che la maggioranza assoluta non è di per sé sufficiente, garantita da un premio di maggioranza, non è di per sé sufficiente a garantire la governabilità, perché i partiti, le coalizioni poi arrivano in Parlamento e si sciolgono come neve al sole. Quindi questa non è, è una governabilità instabile. Noi vogliamo da una parte permettere che ci sia un vincitore unico nel nostro sistema, i partiti corrono da soli e possono vincere da soli. Sì. Se non lo fanno, sceglieranno, non prima perché l'hanno già fatto e sono obbligati a tenerseli in quanto coalizzati con loro, ma sceglieranno dopo le elezioni l'interlocutore politico che porta avanti un progetto che più si avvicina a loro. Sono gli accordi programmatici che fanno in Spagna, in Gran Bretagna e in Germania, dove i governi sono stabili e duraturi. Quindi scegliere prima no i propri alleati, semmai dopo verificare eventualmente programmi convergenti. Onorevole, un altro punto debole secondo il PD del Democratellum è il tema dei collegi. Sono troppo grandi e fondamentalmente non si favorisce quel riavvicinamento fra elettori ed eletti, che poi è anche l'obiettivo tanto dell'Italicum quanto del Democratellum. Lei come risponde? In questo è stato proprio l'errore più madornale commesso da Renzi. Perché ha indicato, ma ha detto proprio un qualche cosa di tecnicamente sbagliato. Le faccio un esempio. Nell'Italicum, relativamente all'Italicum, la Camera ha fatto delle simulazioni con le precedenti elezioni. Prendiamo ad esempio quella del 2008. Un candidato leghista in Molise con 370 voti e 210.000 elettori, 370 voti che corrispondevano allo 0,2%, tre seggi, ne ha preso uno.
le sembra normale che su tre seggi prenda un seggio in una regione come Molise una forza politica che ha lo 0,2%? Certo. E sa perché? Perché nell'Italicum le circoscrizioni sono fintamente piccole, perché i voti vanno a Roma e come in una lotteria vengono si trasformano in seggi casualmente, cioè io che sono di Cremona voto una forza politica a Cremona nella volontà, nell'intenzione che venga eletto qualcuno di quella lista, ma il mio voto fa eleggere un candidato di un'altra regione, chissà dove in Italia. Questo significa totale non conoscenza del candidato. E come invece il Democratenum riesce a prevenire questo problema? Noi abbiamo circoscrizioni totali nel numero 42 che vanno da un seggio, ad esempio la Valle d'Aosta, a 42 seggi il Roma. Sì? Questa è una media di 15, quindi la media è piccola, la media è bassa. Per noi è un notevole pregio che ci siano collegi molto piccoli, anche di 1, 2, 3, 4, e collegi molto grandi, perché nei piccoli, i partiti piccoli, se vogliono arrivare ad avere un seggio, si devono fondere tra di loro, e invece non gli serve farlo nelle circoscrizioni grandi come a Roma. E non si crea una disparità da questo punto di vista a livello territoriale? Assolutamente no, noi vorremmo che entrassero in Parlamento i partiti non che sono un brand su un territorio dove prendono una piccola quota di voto, ma dove esistono realmente, dove ci sono strutture, dove hanno portato avanti progetti. È un modo per tagliare le gambe alla Lega, insomma? No, per niente, la Lega con il nostro sistema andrebbe bene, non avrebbe praticamente alcun tipo di svantaggio, avrebbe un minimo svantaggio, perché comunque la soglia di sbarramento media è intorno al 5%, quindi con tutta probabilità non sarebbe per nulla svantaggiata la Lega, essendo noi i seggi e quindi i parlamentari li distribuiamo all'interno della circoscrizione. Questa è la differenza tra Democratellum e Italicum. La faccio con un esempio, le spiego meglio. Sì? I voti con Democratellum rimangono nella circoscrizione e gli eletti sono solo gli eletti che si sono candidati nella circoscrizione. Certo, con Italicum certo. I voti vanno a Roma e diventano seggi casualmente ovunque in Italia. Quindi è l'esatto opposto di quello che ha detto Renzi oggi. Non ho potuto replicare perché non c'è stato il tempo. Questione di tempo. L'abbiamo seguita in streaming, onorevole. L'altro punto riguarda la possibilità di affidare la legge alla Corte Costituzionale in via preventiva perché ne valuti la costituzionalità. Da questo punto di vista probabilmente non c'è nessuna riflessione ulteriore. Favorevole a questo punto, ma la domanda che io avrei voluto fare a Renzi era: ma voi siete sicuri di rischiare un'incostituzionalità prima della... perché comunque sappiamo che molti costituzionalisti, non solo, molti politici, noi abbiamo la nostra interpretazione politica, l'Italicum ha delle eccezioni di incostituzionalità medesime uguali a quelle del Porcello. Però ecco, se si risolve sul problema delle preferenze, in qualche modo si trova una soluzione alternativa al problema del premio di maggioranza, forse anche questo rischio viene fugato. Noi faremo le nostre osservazioni, le porteremo al secondo tavolo, diremo quello che non riusciamo e non possiamo accettare dall'Italia, come vogliamo osservazioni, le ascolteremo e analizzeremo le osservazioni che faranno loro sul Democratellum e speriamo di andare avanti parlando di contenuti e trovando buone soluzioni. Certo. Senta, l'ultimo punto riguarda la disponibilità a ragionare sulle altre riforme costituzionali. Il Premier ha indicato anche il Senato, però chiaramente l'onorevole Di Maio ha osservato in maniera opportuna che oggi si chiude anche il termine per la presentazione degli emendamenti. State facendo un po' la corsa per presentarli o che cosa, come pensate di poter contribuire a questo dialogo? Credete in questa apertura del governo oppure no? Allora, noi vogliamo fare un buon lavoro anche per il Senato. Abbiamo depositato tutti i nostri emendamenti come sempre facciamo per qualsiasi provvedimento. Quello che chiediamo è che venga ampliata la possibilità di modificare. Oggi c'è un accordo tra Renzi e Berlusconi sulla riforma del Senato. Noi abbiamo le nostre proposte, loro devono accettare perché una forza politica importante come la nostra non può vedersi chiusa la porta in faccia. Di conseguenza noi siamo disposti ad aprire un altro tavolo di confronto. Se il problema del Senato sono i costi, noi tranquillamente proponiamo il dimezzamento degli stipendi dei parlamentari che porterebbe un risparmio molto superiore della riforma del Senato che comunque taglia molto poco del costo complessivo del Senato, lo potremmo fare già l'indomani perché è un'azione molto semplice. Certo, in sostanza la parola adesso sta al PD, possiamo dire, perché i vostri emendamenti già ci sono e allora bisognerà capire se vorranno o meno dare spazio a qualcuno di questi. Certamente, certo. Questo sì, noi siamo soddisfatti, le ripeto, e vogliamo continuare questo percorso e vogliamo che in 100 giorni ci sia una buona legge elettorale, questo è l'obiettivo che ci stiamo ponendo. Certo, senta, su questi 5 punti chiederete un confronto alla rete prima di tornare ad incontrare il PD oppure no?
Li analizzeremo prima di tutto, analizzeremo quelle che sono le nostre osservazioni, penso che alla rete passeremo in un momento successivo al secondo incontro in cui li dovremo valutare e approfondire questi punti. Onorevole, si rallegra di questa tra virgolette svolta del Movimento 5 Stelle che scende a dialogare nel merito con gli altri partiti, era ora? Qual è il suo commento, la sua valutazione? Io la vedo molto positivamente perché oggi i cittadini italiani sono venuti a conoscenza che il Movimento 5 Stelle ha creato insieme a decine di migliaia di attivisti, di cittadini preparati, una proposta di legge elettorale molto bella che farebbe bene al Paese se approvata. L'abbiamo fatto la scorsa settimana con Orlando, al Ministro della Giustizia Orlando, le nostre proposte sull'anticorruzione, l'abbiamo fatto con il giudice della Corte Costituzionale e purtroppo non ci hanno risposto, in particolare il Partito Democratico in entrambe le occasioni, non ci hanno risposto, noi stiamo aspettando che ci diano i nomi dei giudici della Corte come noi abbiamo indicato loro i nomi, perché si legano anche lì le migliori figure possibili per andare a svolgere un ruolo tanto importante. È quindi un modus operandi che sta andando avanti, che prosegue, prima magari si faceva molto di più in commissione e in aula, adesso lo facciamo anche al di fuori del Parlamento. Certo, questo è anche merito del fatto che Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio si sono un po' defilati, avete proposto voi anche un po' questo cambio di vertice, possiamo dire così? No, Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo sono tutt'altro che defilati, sono i nostri referenti, Beppe è il nostro capo politico, la linea ha avuto una valutazione che io non definirei un cambiamento in seguito alle elezioni europee, è molto chiaro, le elezioni europee hanno segnato un punto politico molto importante, che segna anche una modalità operativa di fare opposizione differente, quindi è successo semplicemente questo. Allora buon lavoro, grazie all'onorevole Danilo Toninelli, arrivederci. Grazie a voi, buon lavoro, arrivederci. Arrivederci.